Oggi siamo in compagnia di Simone Sanna e siamo venuti a trovarlo prima di tutto per raccontarci un po' la tua storia di artista. Tu ti occupi di arte da quanto tempo, Simone? Ma credo da sempre, dall'asilo che mi ricordi. L'arte ha sempre accompagnato la mia vita, nonostante i miei studi tecnici da ragioniere. E poi ho continuato con l'Accademia di Belle Arti e come scenografo. Quando hai capito che il disegno, l'arte, la pittura facevano parte del tuo DNA? Credo di averlo capito in una giornata alle scuole elementari, quando a un certo punto la maestra ci ha messo a scegliere o andare in palestra o rimanere in classe a disegnare. E io ho scelto di rimanere in classe a disegnare. Lì ho capito che forse era la mia vera e unica passione. E lo studio invece quando è iniziato, Lo specifico? studio è iniziato con l'Accademia di Belle Arti. Prima ho preso il diploma di ragioniere perché era un periodo dove un foglio di carta di ragioneria Contava. contava o comunque sembrava chissà cosa. Quindi ho accontentato la mia famiglia e poi ho intrapreso l'Accademia di Belle Arti a Sassari nel corso di scenografia e lì è iniziato il vero e proprio studio della storia dell'arte e delle varie tecniche. Da chi hai imparato di più? Ma a scuola da tutti, nel senso che è quello che ci dicevano, rubate, rubate dagli altri. E poi col tempo ho capito che cosa vuol dire rubare dagli altri, che non vuol dire semplicemente copiare, ma cercare di prenderne il succo dell'idea e farla propria. Un tuo segno quando pensi di averlo raggiunto, o lo hai raggiunto oppure devi ancora. No, cioè raggiunto è una frase fatta, ma non si arriva mai. E ogni giorno cambia qualcosa anche nel mio modo di vedere l'arte, tra virgolette, o comunque la mia idea di arte. Quindi ogni giorno mi metto delle mete da raggiungere che cambiano Comunque è continuamente. un segno già riconoscibile, c'è, diciamolo. Io spero di sì. Diciamo che la svolta, tra virgolette, l'ho avuta nel 2013, quando sono nate queste figurine che sono dei ritratti quasi caricaturali di personaggi famosi che mi hanno permesso non solo di vivere dal punto di vista economico, grazie alle richieste, ma anche di darmi quell'impronta riconoscibile che ormai tutti, spero, o comunque apprezzano e Fra i riconoscono. lavori che hai fatto, c'è qualcuno al quale sei legato in modo particolare? Beh, tutti quelli che hanno a che fare con Fabrizio De André. Ho iniziato nel 2009 con una mostra, con un fumetto dedicato a Bocca di Rosa e poi ho continuato con il murales allo Spazio Faber, con altri eventi a Lagnata. Diciamo che quando mi lego a quel mondo lì, al mondo di Fabrizio De André, tutto il resto scompare. Quindi ci sono delle affinità con De André. Beh, sicuramente io ho delle affinità con lui e con un mondo, con quel mondo lì, un mondo fatto di personaggi ai margini e con delle storie da raccontare. E qual è il tuo modo di, diciamo, di fare arte? Ecco, ti senti vicino, hai detto, ai personaggi un po'. Allora, il mio modo di fare arte è sicuramente un modo ironico e dissacrante, a volte no, cinico forse no. Comunque è un mondo che mi protegge dal resto del mondo, nel senso che io opero molto sui social, su Facebook, Instagram, che ti danno la possibilità di far parte del mondo, ma allo stesso tempo di rimanere nel mio e quindi a casa con le mie passioni, la mia famiglia, e il mio modo di Sei vivere. molto seguito anche sui social. Così dicono, spero di sì. Diciamo che sui social trovo proprio La tua la mia dimensione. dimensione ideale.
perché, ti ripeto, mi posso aprire a tutti, ma allo stesso tempo c'è quasi una barriera che mi protegge. Allora, passiamo dall'arte invece all'attualità, diciamo. Tu Sì. sei anche un uomo di teatro, possiamo dirlo. Mi piace il teatro, ho realizzato parecchie cose con le scuole, a livello proprio di rappresentazioni teatrali, ho collaborato con Daniela Tamponi, con le manifestazioni per Curraglia, insomma, diciamo che il teatro mi ha sempre appassionato. E in più ho questa velleità ogni anno a Carnevale perché io le interpreto come vere e proprie performance Certo. teatrali di interpretare un personaggio o comunque. Allora, vediamo un po' di fare un po' l'elenco di tutte le tue performance che hai fatto al Carnevale di Tempio. Iniziamo dalla prima. Allora, la prima era l'interpretazione del sindaco di Agius, Francesco Montoni, e con il gruppo L'Isola dei Paludosi. Quell'anno era il riferimento all'Isola dei Che anno Famosi, era? e l'anno non me lo. Non ti ricordi? Circa 20 anni fa, Ah, comunque, addirittura. sì. E ho iniziato con quel personaggio perché rappresentavo, insomma, il re leone dell'isola e quindi era una cosa. Era la rappresentazione del sindaco di Agius. E da lì ho iniziato a capire che forse c'era qualcosa perché ho avuto degli apprezzamenti del pubblico e mi sono immerso in questo ruolo e ogni anno ho cercato sempre di dare qualcosa in più. Ho interpretato poi Altri personaggi. altri personaggi, la cantante Madonna, Sofia Loren, Moira Orfei. Poi il sindaco di Tempio, l'allora sindaco di Tempio Frediani, e diciamo che la svolta, forse quella più importante, l'ho avuta con la Gioconda, perché a un certo punto, finiti i personaggi che piacevano a me, ho deciso di interpretare qualcosa di assurdo che non era mai stato fatto. E lì mi sono voluto un po' mettere in gioco perché ho detto: ma questa cosa funzionerà solo a Tempio o può essere esportata anche in altri posti? Allora ho deciso di partecipare alla trasmissione di Canale 5 Italia's Got Talent Ah, col hai ruolo di. Ho partecipato? partecipato Questo non lo sapevo io. Ho partecipato e ho passato pure la prima Ah, e selezione. che cosa hai presentato in La quell'occasione? giocò, praticamente entravo in scena accompagnato da due guardie napoleoniche, a un certo punto scoprivano il telo rosso e apparivo io interpretando la Gioconda senza dire e fare assolutamente nulla. E lì Maria De Filippi appunto ha detto: ma questa è una presa per il culo. Il pubblico ha riso e abbiamo passato la prima selezione, perché l'idea era proprio di rappresentare il nulla. Cioè, un nulla fatto bene. E quindi. Poi c'è stato Trump anche. Poi ho avuto un periodo di pausa per motivi personali. Anzi, avevo deciso proprio di non partecipare più al carnevale. E poi Ma però. perché hai deciso? Cioè, c'è stato qualche problema No, oppure? diciamo che era proprio una cosa di famiglia. Era morta mia madre e Capito. quindi volevo abbandonare questo aspetto ludico. E invece poi è proprio la morte di mia madre che mi ha portato ad abbracciare questo aspetto ludico e da lì sono nate le figurine e poi ho continuato comunque a voler partecipare al carnevale. Ho riniziato con Trump, l'anno successivo con l'albero di Natale che aveva fatto molta polemica in quell'anno, quell'albero di Natale bianco con i fiori rossi, non E so perché? se ti No, ricordi, questo. in Piazza Gallura, praticamente Sì. Ah, sì, lo ricordo là. c'era un albero di Natale bianco con i fiori rossi che aveva creato polemiche in città e io l'ho reinterpretato a Carnevale bardandomi di sughero e di fiori rossi. E come sei stato accolto? Sono stato accolto. Per chi conosceva la polemica, rideva e sono stato accolto bene. Per altri, magari che non sapevano dell'albero di Natale, sarò sembrato qualcosa di strano, ma insomma,
Alla fine chi se ne frega Carnevale. Dopo Trump cosa c'è stato? Allora, Trump, l'albero di Natale e poi la regina Elisabetta, che sarebbe l'anno L'anno scorso, scorso? sì. Beh, che è stata accolta molto È bene. stata accolta molto bene. Infatti io, se prima facevo il paragone con la Gioconda, che se, mi era sembrato proprio l'apice del divertimento e comunque del favore del pubblico, mi sono ricreduto, perché la regina Elisabetta è stata un bel Ascolta, chi ti successo. trucca? Mi trucco io, mi Quindi trucco da solo, è tutto. È tutto tutto autoprodotto. autoprodotto fatto da me. Bravo, Una bravo. volta ci ha provato mia sorella, ma ha abbandonato l'idea perché ho preferito farlo da solo. Simo, allora, quindi è un percorso abbastanza, diciamo, Ormai quasi 20 anni che 20 anni, faccio questa cosa. quindi insomma il curriculum funziona alla grande. Però veniamo all'oggi, quindi in questo carnevale fresco fresco, appena trascorso, appena finito, cioè ieri, anche se tu ieri non hai partecipato, No, ieri poi per... mi direi Sì. perché, però domenica ti sei presentato con grande attesa da parte del pubblico, questo te lo posso dire io che facevo parte del pubblico, però una grande attesa, aspettiamo Simone Sanna, vediamo che cosa inventa e tu fino all'ultimo... non hai rivelato che cosa avresti presentato. Ecco, l'idea di presentare la Venere di Botticelli quando è nata e com'è nata. Allora, è nata grazie a un gruppo di ragazzi di Tempio con il quale ho collaborato a teatro. Sono dei bambini che ho seguito dalle elementari. E un giorno ci siamo riuniti e loro volevano partecipare anche loro a una trasmissione televisiva. E lì è nata l'idea. Abbiamo detto, vabbè, se un giorno parteciperemo a qualcosa di televisivo, faremo la Venere del Botticelli. Voi farete finta di essere il pittore, le figure che fanno parte del quadro, dove danzerete, ballerete. A un certo punto la conchiglia si schiude ed esco io in tutto il mio splendore. L'idea era quella. L'idea di portarla quest'anno era per una mancanza di personaggi, non solo che di personaggi attuali della cronaca o dello spettacolo, non solo che mi piacevano, ma che potessero dare qualcosa in più. Perché è vero che sento proprio l'attesa del pubblico che mi chiede cosa farai e cosa non farai. Quindi, in un certo senso, anch'io mi metto il problema di colpire, di stupire ogni volta. E in quest'anno la Venere del Botticelli mi sembrava quel personaggio assurdo e fuori dagli schemi che avrebbe sicuramente colpito l'immaginario delle persone. Allora, Simo, tu in ogni caso anche quest'anno, diciamo, hai colpito nel segno, nel senso che hai riscosso un grandissimo successo, e credo che non, tu non sia stato deluso. Però, c'è sempre un però, c'è stato questo Però incidente sul quale un incidente diplomatico che diciamo che è rientrato è non perché voluto da è te. non voluto da me, è rientrato perché mi hanno chiamato gli organizzatori del carnevale chiedendomi scusa e quindi dicendo che è stato un grande fraintendimento, che non volevano creare una situazione del genere, soprattutto con me. E quindi diciamo che è stato un incidente rientrato che adesso ti spiegherò nel Certo, no, dettaglio. anche perché tu hai una concezione del carnevale, personalmente che io condivido, e vorrei che tu lo dicessi per chi ci ascolterà. Sì, allora, per me il carnevale è una festa. È una festa dove tutti devono partecipare e soprattutto il Carnevale di Tempio. Penso che sia una grande occasione per Tempio stesso di diventare il centro del Carnevale della Gallura, della Sardegna. Infatti, dicono che è il sesto del mondo, ma devono dimostrarlo in questo senso e Certo. quindi aprirsi agli altri. E quindi l'idea di una grande festa dove ci siano invitati di Serie A e di Serie B a me Ecco. non andava bene. Quest'anno qualcuno ha detto che la regola era che prima dovevano sfilare tutti i carri a concorso e in seguito gli altri figuranti estemporanei. E questa cosa non
lo dico a te, ma adesso lo dico a tutti, io la sapevo dall'inizio e quindi sono andato lì con l'idea di rompere gli schemi. Quindi ho deciso la mia posizione durante la sfilata e a un certo punto si è avvicinato un ragazzo che fa parte dell'organizzazione del Carnevale intimandomi di tornare indietro. Me l'ha detto in una maniera sgarbata ed è quello che mi ha colpito di più, perché comunque era un ragazzo che conoscevo, poi a Tempio, Agius, ci Certo, conosciamo un po' importante. tutti e conosceva la mia storia. Gli ho detto che avrei continuato comunque a sfilare, allora come i padroni chiamano i cani, a un certo punto ha detto va bene, allora ti chiamo la sicurezza. È andato un po' più giù, ha chiamato questi della sicurezza che non so, non erano di Tempio, mi hanno bloccato durante la sfilata, io pensavo a un arresto tipo Jane Fonda, cioè mi aspettavo di tutto. E mi ha dato fastidio appunto che non solo mi bloccassero, ma intimassero fisicamente di allontanarmi con le mani. Lì è scattato il mio ego da diva, sono andato lungo vicino alla tribuna d'onore, ho visto il primo consigliere comunale che è Sergio Pala che conosco, ho detto me ne sto andando, basta, non è possibile Certo. che ci trattino così, ha chiamato il sindaco, sono arrivati quelli della sicurezza e che Fa continuavano a passare ripetere nessuno degli estemporanei durante la sfilata. Lì il sindaco si è preso la responsabilità, ha detto sì, ma lui deve sfilare e deve sfilare per primo e mi ha permesso di continuare Simo, ma la la sfilata. cosa sconvolgente, io invito anche chi ci seguirà a controllare il tuo blog, dove c'è una sequela infinita di commenti e alcuni veramente pesanti e offensivi nei tuoi riguardi. Sì, diciamo che la cosa mi inorgoglisce perché poi alla fine si sa da chi vengono questi, cioè si giudicano Che cosa ti ha ferito da soprattutto soli. fra queste cose? Perché ho visto che si è scesi sul Allora, pesante. mi ha ferito l'idea che chi viene da fuori viene considerato sempre uno straniero. Diciamo che finché lo vediamo sulle cronache, no, non ci facciamo caso, poi quando lo viviamo sulla pelle un po' ti dà fastidio. Non mi sto paragonando a situazioni molto più gravi, però l'idea che ho io del Carnevale di Tempio è che sia il Carnevale della Gallura e che debba essere una festa per tutti. Se tu inviti il gruppo di Calangianus, che è la prima volta che viene dopo tanti anni, non lo fai sfilare alla fine. Se un gruppo di Trinità si fa 30 km con il Bravo. carro per venire Certo. a Tempio a sfilare, gli dai un posto d'onore e lo metti in mezzo alla sfilata e lo presenti come Certo. ospite, ti comporti da buon padrone di casa. Io non mi sono offeso personalmente perché la sicurezza alla fine ha fatto il suo lavoro. Diciamo che è stata una protesta per tutti quelli che vogliono far grande il Carnevale di Tempio e che quest'anno non hanno avuto la possibilità di farlo. Simo, però ho visto che molti, la stragrande maggioranza ti ha chiesto scusa a nome di Tempio, forse anche le autorità, da quello che sto sentendo da te adesso. E allora perché martedì non sei venuto? L'hai data vinta a chi? No, non l'ho data vinta. Innanzitutto, le telefonate, diciamo, delle autorità, mi ha chiamato il sindaco, chiedendomi scusa e gli ho detto pure che cioè, io non mi aspettavo delle scuse, volevo solo mettere il Esatto. riflettore su questa cosa. Però sono arrivate comunque oggi, che è mercoledì, quindi io fino a lunedì sera, diciamo A scoppio che. ritardato, sono No, arrivato. non a scoppio ritardato, probabilmente ci voleva un attimo di riflessione per capire gli eventuali errori e comunque porre rimedio agli errori. E quindi mi sono detto, mi si nota di più se vado o non vado alla morettianamente. E quindi Beh, l'assenza si è notata. ho deciso di non andare. D'altronde abbiamo esempi di star che spariscono e sono più importanti di prima. Tu nel tuo blog hai detto, non so se dal prossimo anno parteciperò, forse. Oggi cosa dici? Adesso un po'. Allora, diciamo che finita la sfilata di domenica,
avevo già deciso martedì di non sfilare. Sì. Però stavo già pensando alla maschera del prossimo anno, Ah. quindi voglio rassicurare tutti che diciamo che non mi fermerà questo Questo episodio, questo incidente. incidente. E quindi. Però anche nella speranza da parte tua che qualche regola cambi. Che Allora, io spero di sì. Naturalmente, se le regole rimangono sia queste, servito, insomma, questo e tuo io devo gesto. andare ogni volta con l'idea che qualcuno possa dire no, tu qua non ci fai nulla, o che altri gruppi vengano allontanati perché non fanno parte del concorso, non andrò nemmeno il prossimo anno. Spero che questa cosa serva per cambiare le cose, altrimenti Ma lo cantatevele stesso palle sindaco pubblicamente ha detto che il nostro è un carnevale territoriale, al traverso. È quindi non è il così, carnevale di sì. Tempio più, è un carnevale territoriale, quindi deve Sì, aprirsi, insomma. deve per forza, se vuole sopravvivere e vuole diventare attrazione turistica, deve aprirsi. Deve aprirsi alla Gallura, alla Sardegna, a tutti, all'idea di una festa. Ah, allora, chiudiamo questa bella chiacchierata. Con una tua un tuo augurio, diciamo. Allora, io mi auguro che questo incidente, tra virgolette, sia servito a qualcosa, che chi di dovere si prenda le proprie responsabilità e che cambi quest'idea di un carnevale che deve trasformarsi in una festa e non in un concorso a premi.